Una per me, e sono sicuro anche per voi, delle più piacevoli occasioni di incontro è con questo signore che vedete, Vito Zagarrio, che oltre a essere professore al DAMS è uno tra i vanti del nostro cinema, perché è un regista affermato, è anche, devo dire, un amico di vecchia data. Stasera lo avrete, lo abbiamo anche in occasione della presentazione di un libro che poi in qualche modo mi coinvolge, ma non è di questo che volevo parlare all'inizio. Mi sembra che in quest'estate, nella quale tu sei stato un personaggio che sei stato presente anche con i tuoi lavori a un festival, eccetera, eccetera, c'è un inizio di ripresa sotto il profilo culturale legato anche al cinema, o no? Ma indubbiamente, cioè, intanto c'è la grande voglia di uscire dopo le clausure del Covid. Io in particolare sono uscito proprio sugli scogli, sul mare. Ho fatto una nuova edizione di una cosa che abbiamo inventato l'anno scorso a Cava d'Aliga, in collaborazione con l'associazione Cava d'Aliga da mare, che è un gioco di parole, da mare, ma anche da mare, e il Costa Blea Film Festival, di cui vedete il logo dietro di me. Ho fatto uno schermo sugli scogli e su questi scogli ho proiettato delle immagini. L'anno scorso era il mio film, quest'anno era una selezione di filmati su cicli. È andata molto bene, la gente con la propria seggiolina, certo, sugli scogli. Ecco, l'idea di fare cinema anche nei luoghi non deputati, di fare cinema non soltanto nella sala cinematografica, nel teatro, ma all'aperto, in luoghi diversi. Ma tu sei anche uno storico del cinema, ti sei rifatto un po' con gli inizi anche, no? Così. Esatto, era questa la bellezza, esatto, proprio in quegli scogli, alla grotta di Cava d'Aliga, al pizzo di Cava d'Aliga. A me piacerebbe farlo al Pisciotto, per esempio, o alla Casa del Finanziere, e comunque in location aperte. E tra l'altro è stato fatto in collaborazione con il Costa Blea Film Festival, che, come sai, nell'anno 2021 facciamo due edizioni del Costa Blea Film Festival. No, in teoria sono uno degli addetti stampa, non lo so, lo scopro adesso. Allora dimmi, perché facciamo due edizioni? Beh, perché una l'abbiamo fatta come le Olimpiadi di Tokyo, doveva essere nel 2020, sì, ma l'abbiamo fatto nel primo trimestre del 21. Ne abbiamo parlato, è stato un po' in sordina. Un po' in sordina, però perché non c'era il cinema, perché non c'era, abbiamo fatto sulla piattaforma My Movies, che raggiunge però tutto il mondo, quindi invece di avere 50 persone al Cinema Italia di Scicli abbiamo avuto tanti click. E questo, come ha detto Stampa, me lo ricordo, e l'altra cosa è, come ha detto Stampa, non so. L'altra cosa è che entro il 21 dobbiamo fare un'altra edizione, ci hanno dato graziosamente qualche altro soldo, qualche altro finanziamento il ministero, il MIBACT, che ringrazio, perché senza il MIBACT non potrei fare queste iniziative, il Ministero dei Beni Culturali, come sappiamo, e quindi lo farò entro dicembre. Siamo in trattative, e però ti racconto la voglia di allargare questo Festival del Costa Blea un po' al Val di Noto. A me piacerebbe che il Costa Blea fosse un segnale di sinergia anche con gli altri festival, cosa che già accade, l'alleanza con il Donna Fugata Film Festival, l'amicizia con Marzamemi, quest'anno facciamo una cosa in comune con Corti in Cortile di Catania. E allora sarebbe bello fare qualche giorno a Scicli, qualche giorno a Ragusa, tornando a Ragusa dove siamo stati tanti anni, e qualche giorno anche a Modica, grazie a un esercente giovane illuminato che potrebbe offrirci la sala. Quindi, insomma, l'idea, caro Gianni, è di fare il Costa Blea su due o tre posti, recuperando le vecchie tradizioni, Scicli, Modica, Ragusa. Resta anche una delle ultime edizioni, qua c'è stato Chiaramonte. C'è stato Chiaramonte, abbiamo avuto Comiso, come sappiamo, per anni abbiamo avuto Comiso e Donna Fugata. Insomma, l'idea era non di fare il festival di una città, che mi sembra un po' provinciale, ma fare un festival in tutta la zona Iblea e della Val di Nota. E quest'anno sarà a metà dicembre, poi avremo occasione. Nel rispetto della tradizione, che la vuole sempre molto vicino al periodo natalizio. Mi richiamate, tu mi richiamerai per intervistarmi. Io l'ha detto sempre intervistatore, mi dedico a questo. Allora, bene. Detto questo, che è una cosa molto bella, e detto che
l'ultima volta a marzo mi avevi parlato del quarto film, l'hai fatto poi o ancora no? Il quarto film era già stato fatto, solo che non è uscito, è in uscita, come sai la gente va poco al cinema e ci sono pochissimi spettatori, tranne nelle arene, ma nelle arene vanno a vedere solo... ma le arene fra 10 giorni fine. E poi vanno a vedere un film come certo. Un dato in tangenziale e basta. Oppure un film coreano, i film italiani sono un po' penalizzati, io vorrei uscire al cinema, però non voglio fare un bagno di sangue, quindi aspetto un attimo, uscirà prima della fine dell'anno, si chiama Le Seduzioni, è un film molto dignitoso, poi sta al pubblico dire se è bello o no, ed è tratto da un romanzo di Lidia Ravera con un cast interessante, girato tutto a Napoli. Tutto a Napoli. Del resto Napoli al momento è la location forse maggiore italiana, a parte gli attori che stanno quasi monopolizzando il cinema, ma Servillo lo sta monopolizzando senza quasi, ma in assoluto Napoli. Ma infatti nel mio film c'è Yaya Forte, che è una delle attrici dell'ultimo film di Martone con Servillo. Mi piace molto Yaya Forte, molto. Ecco. Benissimo. Allora, detto questo, passiamo un attimo... proprio 2 minuti, a questo libro che hai davanti. Bene, ce l'ho in mano, lo faccio vedere, ma tu se tieni, perché questo libro è sui miei 3 film precedenti, si chiama Eppure Cinema, ed è sul... Appunti, tu regista irregolare. Appunti, il regista irregolare. Irregolare perché... nel senso che non hai una quantistica, una tempistica sì, prevedibile. Poi irregolare, come dice Giampiero Brunetta, che è un famoso storico del cinema che mi ha fatto la prefazione, e io sono un direttore di festival, un professore universitario, ma anche un regista, quindi c'è questo eppure mi piace fare dei film, eppure ho fatto dei film, tra l'altro che ho voluto raccogliere, perché qui se poi andrai a vedere ci sono le sceneggiature dei miei film, non solo, ma con un QR code, quindi con un richiamo digitale, si possono vedere i film. Quindi chi compra questo libro può invece del cofanetto, è una cosa molto originale, invece del cofanetto, no, con i DVD che ormai si buttano via, invece tu ti colleghi a una piattaforma e puoi vedere i film in alta, e così uno si rivede la incredibilmente bella Greta Scacchi in alta definizione, della Donna della Luna. Voglio dire ai telespettatori che c'è un pezzo anche tuo, in vero sono due, uno è mio e l'altro di mia moglie, esatto, un pezzo tuo e uno di Lina Giarratana, la quale ha fatto tra l'altro una tesi sul mio cinema che si chiamava Non solo Montalbano, sì, e questo sì. Ci tengo perché il mio cinema con Greta Scacchi, che è qua, è cominciato prima di Montalbano, quindi la valorizzazione delle location, i Blair, il Pisciotto, la costa di Cavadaliga, Scicli, Ragusa, questo, Ibla. Nell'intervista c'è proprio, se ne parla proprio. Ragusa, Ibla, eccetera, sono nate ben prima del commissario Montalbano. Devo dire che nell'intervista Greta Scacchi, tra l'altro estremamente cortese e piacevolissima donna da intervistare, proprio lei ricordava questo suo ricordo di una Ragusa di parecchi anni fa e le piaceva molto. Allora Vito, beh, questo ci fa piacere del libro, mi auguro che la gente lo legga, perché purtroppo, come al cinema, i libri si coprono e si leggono, come al cinema si paga il biglietto e si va. La televisione è una cosa meravigliosa, io la faccio da quasi 50 anni, ma il cinema vuole il cinema, il libro, pure se avendo io un ebook dove ci sono 500, le aumento sempre, i libri, bella, la carta, toccarla. Però è anche un libro, esatto, la carta, hai ragione tu, bisogna toccarla, però è anche un libro che non si deve leggere dall'inizio alla fine, c'è un ci sono dei saggi di alcuni amici sul mio cinema, che poi, insomma, è sempre bello alla fine di una carriera fare un po' il punto, no? E poi ci sono delle interviste, per esempio interviste a Claudio Bisio, che adesso tutti conoscono, ma a suo tempo non era conosciutissimo, Greta Scacchi, Enrico Loverso, che ha fatto con me 3 giorni d'anarchia ed è stato proprio in questi giorni a Donna Fugata, a Modica. È stato anche uno degli ospiti di un Costa Eblea, me lo ricordo, con il suo, era con lui il con suo, Gianni Amelio. Con il suo Pirandello, certo, e c'era anche Greta Scacchi. Tra l'altro tu forse non sai che Greta Scacchi e Gianni Amelio si sono incontrati proprio a Ragusa, al Costa Eblea, e Greta Scacchi ha fatto il film, uno dei film di Amelio. Greta Scacchi era di una cortesia e di una simpatia straordinaria. Allora, andiamo a chiudere. I progetti, i programmi li abbiamo visto, come professore universitario, i giovani, brevissimo. I giovani come hanno superato questo,
questo momento in cui il cinema ne hanno potuto parlare solo col professore, non l'hanno potuto vedere direttamente a cinema, perché la cineteca sarà fornitissima, la cineteca del Dams. Beh, i giovani hanno avuto un impatto secondo me positivo con la distanza, no? Con la didattica a distanza. Devo dire che anche io ho scoperto nei limiti, nell'angoscia del Covid, eccetera, che ovviamente è un trauma per tutti, però la possibilità di fare lezione online con gli Zoom, con i Teams, con le piattaforme, avendo la possibilità di guardare i ragazzi in faccia col loro nome che appare, con la possibilità di condividere lo schermo, no? Tu a un certo punto hai il tuo computer e dici: vi faccio vedere un pezzo del mio film. Intanto piazzato un'altra foto di Donna Fuga di Cavadali, che bello. Bello, anche se devo dire la nostra costa è piena di rifiuti, avete visto la polemica di quest'estate sui rifiuti del nostro territorio, lì bisogna cambiare qualcosa, però dicevo si può condividere lo schermo e fare vedere anche improvvisando quello che tu hai nel tuo file, nel tuo computer, cosa che è interessante e permette un'interrelazione molto buona con i ragazzi, certo il contatto umano in cui puoi guardare negli occhi, stringere le mani, abbracciare una persona è diverso. Benissimo, allora ricapitoliamo la seconda tranche o manche o quello che volete voi di Costi Blea Film Festival, sarà pressa poco nel periodo natalizio, 1 o 2 settimane prima. Il libro l'avete visto, andatelo a comprare perché si prospetta molto interessante, poi c'è questa deliziosa novità del fatto che tu ci appoggi il telefonino e poi va su YouTube e puoi vedere il film. No, non su YouTube, è proprio una piattaforma apposita. Ti manda la piattaforma, il libro è interessante. Ci sono 4 parole anche mie e di mia moglie, un po' più di 4, in cui comunque Vito si è prestato con molta cortesia anche lui al tutto. Posso aggiungere una cosa? Allora, perché pure cinema? Pure cinema perché è una mia forma di resistere, nonostante tutto bisogna fare il cinema, ma eppure era anche un libro di mio padre. Mio padre è stato morto... Io ho l'onore... che il mio secondo libro è una citazione che è tratto dalla ricamatrice della calza di tuo padre. Esatto, mio padre Giuseppe Zagarrio ha scritto un'auto-antologia della produzione poetica che si chiama Eppure, e quindi era un omaggio anche a mio padre che quest'anno compie il centenario, è il centenario di mio padre che era del 21, lui è morto nel 94, e colgo l'occasione per dire che a Ragusa ci sarà un convegno al centro Feliciano Rossitto, anche questo dovrebbe essere novembre, metà novembre, che ricorderà mio padre con Carmelo Arezzo, Giuseppe Traina e ospiti da Firenze, quindi questo tengo a dire che perfetto. Ci sono delle manifestazioni su un altro Zagarrio. E posso dire Giuseppe. Una cosa brevissima e chiudo io: auguri a Tomare, che se non vado errato domani compie 101 anni. Vedi, quindi un centenario di una morte, ma insomma anche porca l'anniversario di una persona ancora viva. Una bella età, con l'augurio che ce ne siano tanti altri ancora. Eppure viva. Eppure viva. Allora, Vito, grazie e ci diamo appuntamenti a tutte queste cose. Ricordiamo, leggiamo il libro e quando toccherà a Costi Blea Film Festival andiamo a vedere i film. Grazie a te sempre per l'ospitalità. Grazie. Grazie.